In primo piano le elezioni, si va al ballottaggio, Riccione tra Tosi e Vescovi, mentre Coriano e Morciano hanno il loro sindaco, si tratta di Domenica Spinelli e Giorgio Ciotti. In cronaca, mattinata d'inferno, sulla 14, camion fa fuoco dopo un tamponamento, un morto carbonizzato, l'incidente si è verificato verso le 7.30, tra Imola e il bivio per la diramazione di Ravenna. Ancora polemiche su Air Riminum, i consiglieri regionali Pruccoli e Sensoli ribattono alla società che gestisce il Felline, Air Riminum spieghi i piani, dicono. Le tradizioni a centinaia nel weekend alla Villaggio, a casa di Rimini per Zente in festa e sabato la presenza del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Ben ritrovati con la nostra informazione, dunque la politica in apertura, parliamo delle elezioni amministrative che ieri si sono svolte nel riminese, erano tre i comuni coinvolti, Riccione, il comune più importante, andranno al ballottaggio l'ex sindaco Renata Tosi e la Vescovi, mentre invece sia Coriano che Morciano di Romagna hanno eletto un nuovo sindaco. Nel caso specifico si tratta di una conferma, ovvero di Domenica Spinelli, nell'altro caso torna a Morciano a guidare la giunta dopo 8 anni Giorgio Ciotti. Vi raccontiamo un po' tutto nel nostro primo piano di stasera. Due sindaci e un ballottaggio. Riccione dovrà aspettare ancora 2 settimane prima di eleggere il primo cittadino. Renata Tosi e Sabrina Vescovi hanno infatti chiuso all'insegna del testa a testa. L'ex sindaco della Perla Verde ha raccolto il 36% dei consensi, mentre la Vescovi si è fermata al 34%. I sindaci, dunque, le amministrative in provincia di Rimini hanno confermato dopo il commissariamento sullo scanno di primo cittadino di Coriano Domenica Spinelli, che ha incassato il 49,37% delle preferenze contro il 36,29% dello sfidante Alessandro Leonardi. Non avevo fatto alcun pronostico sulle proporzioni, chiaramente siamo molto contenti di come è andata, perché vuol dire che la città ha capito che abbiamo lavorato bene nella giusta direzione, quindi ha premiato il lavoro fatto e ovviamente è con noi perché abbiamo dimostrato anche per motivi di coerenza di essere con i cittadini piuttosto che di apparentarci con dei partiti. Quindi la soddisfazione è anche doppia. Un ritorno a Morciano, dove Giorgio Ciotti sale le scale del municipio dopo 8 anni. Ciotti conquista il 43,07% dei suffragi contro il 29,59% di Evi Giannei. Il risultato è stato particolarmente positivo, nonostante la riduzione del numero dei votanti. Risultato importante, ma è un risultato anche che chiederà molto impegno, perché come dicevo ieri sera lì alle persone che con me aspettavano il risultato, da noi si chiede un sovrappiù di impegno, perché la nostra proposta è una proposta molto densa ma anche molto pratica, quindi di cose evidenti, visibili dall'immediato. Quindi come dicevo, da oggi bisognerà mettercela tutta per fare in modo che la proposta diventi progetto e realizzazione, ma io sono convinto che già nei prossimi 3 mesi quello che abbiamo definito il programma dei famosi 100 giorni potrà essere effettivamente realizzato. Ultimo dato, il calo dell'affluenza. Nel riminese si conferma il trend nazionale. A Coriano si sono persi 5 punti rispetto al 2012. A Morciano il calo è stato dell'8% rispetto al 2014, mentre a Riccione l'affluenza ai seggi è addirittura scesa del 10% rispetto a 3 anni fa. Restiamo in tema di elezioni perché c'è una simbolica ovviamente tirata d'orecchie da parte della prefettura di Rimini ai rappresentanti di lista che a Riccione per l'elezione amministrativa hanno prolungato fino all'inverosimile le operazioni di spoglio delle schede. Con i seggi chiusi alle 23 di ieri, lo scrutinio dei voti è proseguito per tutta la notte e solo nella tarda mattinata di oggi è arrivato il risultato definitivo secondo quanto emerso. Infatti vari rappresentanti di lista hanno passato sotto la lente di ingrandimento con estrema pignoleria ogni scheda uscita dalle urne per individuare eventuali segni al fine di invalidare o attribuire voti. Un comportamento che in più casi ha costretto la prefettura a richiamarli per una rapida e corretta conclusione delle operazioni. Restiamo in tema di politica e di elezioni, ma adesso andiamo più in generale a vedere quanto è accaduto. Non si votava evidentemente soltanto a Riccione, a Morciano di Romagna e a Coriano. In Emilia Romagna c'erano altri comuni impegnati. Bene, allora facciamo il punto con il collega della redazione di Bologna, Alessio Bertini.
380.000 gli emiliano-romagnoli chiamati ieri alle urne per le elezioni amministrative. Oltre Parma e Piacenza, 18 comuni al voto nella nostra regione, 4 quelli sopra i 15.000 abitanti, dove quindi si realizza il ballottaggio se nessuno dei candidati sindaco raggiunge la soglia del 50% più uno di preferenze. Vignola in provincia di Modena, Budrio in provincia di Bologna, Comacchio in provincia di Ferrara e Riccione in provincia di Rimini. Si andrà in tutti al secondo turno del 25 giugno, a parte nel comune ferrarese di Comacchio. Qui Marco Fabbri, ex 5 Stelle, ora con la sua lista civica, ce l'ha fatta la prima tornata ed è stato eletto primo cittadino col 50,8% dei voti. Dietro di lui l'esponente del centrodestra, Maura Tomasi, al 24%, siderale la distanza con Piero Fabiani del centro-sinistra, fermatosi all'11%. Niente Movimento 5 Stelle nemmeno a Budrio. Qui se la vedranno tra 2 settimane l'uscente Giulio Pierini, che ha raggiunto il 44,6%, e il civico Maurizio Mazzanti, forte del 36,1% dei voti. Centrodestra con Tiziano Quaglia, non oltre il 15%. Si andrà al ballottaggio anche nei due comuni che hanno visto decadere sindaco e giunta perché persa maggioranza in consiglio comunale. A Riccione il sindaco sfiduciato Renata Tosi dovrà vedersela contro la candidata del PD Sabrina Vescovi. Entrambe sono appaiate rispettivamente al 36 e al 34%. Al 16% Carlo Conti, sostenuto dallo stesso centrodestra che fino a pochi mesi fa amministrava il comune, fermo a 13 punti percentuali il Movimento 5 Stelle. Identica situazione di partenza a Vignola, dove però il primo cittadino sfiduciato Mauro Smeraldi ha preso il 21,2% con la sua lista civica ed è fuori dai giochi. Al ballottaggio ci andranno così il suo ex vice sindaco, sostenuto da Lega Nord e Forza Italia, Simone Pelloni, forte del 34% delle preferenze, e l'esponente del PD, Paola Covili, che ha preso il 31,6%. Ultimo dato sull'affluenza. In tutta la regione ha votato il 56% degli aventi diritto, 10 punti in meno rispetto a 5 anni fa. E adesso la cronaca, perché davvero tanta paura nella mattinata, una mattinata d'inferno sulla 14 con un camion che va a fuoco dopo il tamponamento e un automobilista che finisce morto carbonizzato. L'incidente si è verificato verso le 7.30 tra Imola e il bivio per la diramazione di Ravenna. Tutti quanti i particolari e anche le immagini nel servizio firmato dal collega Gianluigi Lucarelli. Autostrada in fiamme questa mattina nel tratto della 14 tra Imola e Ravenna. Due camion si sono ribaltati ed hanno preso fuoco. Uno dei due autotrasportatori straniero è morto sul colpo. L'altro, tratto in salvo dalle fiamme, è stato trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. L'incidente si è verificato verso le 7.30 e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Il personale del 118 ha operato anche con l'elimedica decollata da Bologna e i vigili del fuoco con diverse squadre arrivate sul posto da Lugo, Imola e Bologna per domare le fiamme. L'incendio ha provocato una densa nuvola di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza. Uno dei due camion coinvolti era adibito al trasporto di materiale cartaceo, mentre l'altro aveva un carico di coil per reti in plastica. All'interno del tratto autostradale chiuso, il traffico è rimasto bloccato per alcune ore con lunghe code. L'autostrada è stata chiusa in corrispondenza del casello di Imola con un lungo serpentone di auto. È stata istituita anche l'inversione di marcia con i veicoli deviati in direzione nord. Traffico intenso registrato anche verso Bologna tra Faenza e Imola e sulla diramazione per Ravenna con code a partire da Bagnacavallo. Ripercussione anche sulla viabilità secondaria con code sulla via Emilia. Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile per la distribuzione di bottiglie d'acqua e il personale di Autostrade per l'Italia. Intanto la dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Ravenna coadiuvata dai colleghi di Bologna e Forlì. Paura per il forlivese Michele Giambelli, impegnato nella All-Star a 3.000 miglia in solitaria da Plymouth in Inghilterra a Newport negli Stati Uniti. Lo skipper, socio del club nautico di Rimini, è stato costretto ad abbandonare il suo Illuminia 12, la barca più piccola della flotta, danneggiata da un oggetto galleggiante. Giambelli, dopo aver rassicurato sulle sue condizioni fisiche, è stato soccorso da un elicottero della Marina Militare Canadese che lo ha prelevato domenica mattina, dunque ieri, dopo il My Day lanciato nella nottata tra sabato e domenica. La tempesta è stata particolarmente violenta, con venti superiori ai 60 nodi e onde alte oltre 5 metri. Altri concorrenti sono stati costretti ad abbandonare la regata per i danni subiti dal maltempo, ma Giambelli ne era uscito praticamente indenne. Cronaca ancora, adesso parliamo di controlli sul territorio, arresti della polizia, 4 in 48 ore. Sono 4 le persone arrestate nel giro di 48 ore dalla Polizia di Stato di Rimini.
Sabato sera alla stazione gli agenti delle volanti, impegnati nei controlli per il contrasto ai reati predatori e per lo spaccio di stupefacenti, hanno controllato un uomo ubriaco, apparso subito sospetto. Gli accertamenti infatti hanno consentito di verificare che a suo carico c'era una revoca di un precedente decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione risalente al 2013 ed emesso dalla Procura di Rimini. L'uomo, romeno di 33 anni, dopo altri accertamenti è stato condotto negli uffici della Polizia di Stato, dove è stato arrestato e poi condotto nella casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Domenica invece tre le persone ammanettate dagli agenti, con l'aiuto del reparto a cavallo e dei cinofili. Il primo arrestato, un libico di 41 anni senza fissa dimora, responsabile di un furto con strappo aggravato nei confronti di una turista russa che era seduta in un ristorante del lungomare. La donna aveva lasciato la borsa sulla panca vicino alla sua sedia. Arrestato anche un gambiano di 29 anni per spaccio in un parco. Infine i poliziotti sono intervenuti al parco Fabbri, dove un residente aveva visto un giovane che con una pietra aveva infranto un vetro di un SUV parcheggiato sulla strada. Il ladro è stato arrestato per il tentativo di furto aggravato di un'autovettura. Parliamo anche di commercio e di Zanzini Gian Maria Zanzini, che in una lunga nota nel pomeriggio ha messo in chiaro quella che è la situazione purtroppo dei viali riminesi, una vera casba, la definisce Zanzini, che è presidente dell'Associazione dei Commercianti Marina Centro, dicevo, la definisce una casba con pallinari e con extracomunitari che stanno sui marciapiedi e dunque non permettono neanche ai turisti la possibilità di camminare tranquillamente, sentite. Torna a puntare il dito sul degrado che regna nel cuore della Rimini balneare Gian Maria Zanzini, vicepresidente Federmoda Emilia Romagna, presidente Federmoda della provincia di Rimini e membro del direttivo della Confcommercio di Rimini. Alla luce delle prime segnalazioni che da Marina Centro parlano di marciapiedi ridotti a una vera e propria casba e batterie di pallinari ovunque, Zanzini se la prende anche con un generale abbassamento dell'offerta dei negozi per i turisti. L'economia di Rimini è turistico-commerciale, sottolinea Zanzini, intorno a essa ruotano le nostre possibilità di crescita e rilancio. Da turismo fieristico e congressuale, grazie ad Italian Exhibition Group, arrivano buone notizie. Decine di esercenti piccoli e medi si spremono ogni anno, le meningie investono i loro soldi per migliorare l'offerta leisure e l'attrattiva della nostra destinazione. Grazie al buon lavoro di Regione, PT e amministrazione comunale, crescono di nuovo gli arrivi Riviera anche dall'estero. C'è solo un piccolo problema per Zanzini, ovvero quello che trovano vacanziere e turisti su viali e lungomare. Una volta arrivati a Rimini, chilometri di bancarelle e marciapiedi invasi di merce scadente, spessissimo contraffatta, un tripudio di minimarket, distributori di bevande alcoliche e non, a tenergli compagnia allegre bande di pallinari e giocatori delle tre carte. Invece chi fa buona ristorazione e ospitalità crea negozi, esercizi di qualità, si trova sotto assedio, soprattutto perde clienti. Eravamo stati facili profeti, aggiunge ancora Zanzini, quando quest'inverno avevamo previsto il problema, indicando la desertificazione commerciale, la caduta di qualità dell'offerta, lo spazio imprese mordi e fuggi quali cause del degrado del territorio. E voltiamo adesso decisamente pagina, ma ci occupiamo di un tema che evidentemente sta ricorrendo spesso in questi giorni. Parliamo delle polemiche su Airimi, nomi consiglieri regionali, Pruccoli del Partito Democratico e Sensoli di Movimento 5 Stelle ribattono alle dichiarazioni ultime recenti della società che gestisce il Fellini, dicono Airimi spieghi i piani, sentite. Continua a sorvolare sopra i cieli dell'aeroporto Fellini di Rimini e San Marino la polemica tra i consiglieri regionali Raffaella Sensoli, Movimento 5 Stelle, Giorgio Pruccoli del PD e Airiminum 2014, la società che gestisce lo scalo riminese. Quest'ultima aveva rispedito al mittente le critiche su dati occupazione e qualità del servizio offerto mosse dai due parlamentari regionali, accusandole di disinformazione e annunciando di prendere in considerazione le vie legali. Pruccoli parla adesso di reazione scomposta e dice di aspettare con trepidazione la querela, che spero non sia una vuota minaccia sui giornali ma che arrivi veramente, perché sono curioso, dice, di leggere le motivazioni. Reato di lesa maestà,
Si chiede, sarcasticamente aggiunge, chi non ha argomenti e capacità imprenditoriali, quando ci sono malintesi cerca di spiegare le proprie intenzioni e non minaccia. Anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle Regione Raffaella Sensu le accenni, in modo ironico al reato di lesa maestà e poi spiega, piuttosto che far volare stracci e querele, i vertici della società che gestisce il Fellini dovrebbero concentrare i loro sforzi nel trovare le soluzioni migliori per far decollare e atterrare più aerei possibili sulle nostre piste. Pruccoli scrive ancora e rincara la dose. Quelle imprese che nei vari settori degli appalti pubblici hanno più legali che dipendenti, atti allo svolgimento corretto della commessa, facile intuire il perché. A questo si può aggiungere anche un ripassino su ruoli, compiti e funzioni in capo alle cariche elettive. Conclude Pruccoli, non farebbe male ai vertici di Aeriminum, altrimenti saprebbero che la Costituzione ci garantisce di poter dubitare, obiettare, considerare ed anche di interrogare altre istituzioni. E adesso uno sguardo anche alle tradizioni, ebbene parliamo di Zintuinfest, centinaia davvero nel weekend hanno animato e hanno affollato il villaggio in casa di Rimini per quella che ormai è una manifestazione diventata un punto di riferimento della città. E sabato la presenza del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, che ha presentato un libro e ha parlato di mafia e di antimafia, ha attirato naturalmente tante persone in provincia. Sentite. Due giorni di festa che hanno colpito direttamente al cuore a centinaia per le strade del villaggio in a casa di Rimini, che anche quest'anno ha alimentato un weekend fatto di tradizioni e di gastronomia, impreziosito dalla presenza di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro. Tante persone hanno voluto ascoltare le sue parole alla presentazione del libro Padrini e Padroni, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso. Tra i ringraziamenti Gratteri ne ha riservato uno, in particolare alle forze dell'ordine per il lavoro svolto quotidianamente al servizio dei cittadini e per tutte le ore di straordinario che mettono a disposizione nello svolgimento del loro ruolo a tutela della comunità. Stand food, musica e divertimento per tutta la famiglia, l'estrazione della quarta lotteria del commercio riminese, Largo Bordoni, per una festa, quella di Zinta De Bor, che ancora una volta ha regalato emozione a 360 gradi. Una festa che mai come quest'anno ha visto solidali sia gli abitanti che i commercianti, i residenti riuniti nell'associazione Sabato nel Villaggio e i commercianti stretti attorno a Zinta De Borg, l'associazione dei commercianti riminesi, che ha promosso questa festa 3 anni fa e che quest'anno ha anche rilanciato insieme ai residenti e insieme a tutti gli abitanti di questa zona il senso di identità, il senso di ricerca delle radici di questo quartiere. Proseguiamo con la nostra attività di Zinta De Borg, che ci vede essere vicino alle feste di tutta la città, per la promozione, per la riminesità, per la conservazione dei valori che esprime il piccolo commercio riminese, valori di vicinato e mai tanto evidenti come in questa occasione, e i valori che consentono di sopravvivere ad una comunità. Uno sguardo in fretta ovviamente anche allo sport e al calcio, perché il Rimini ha fretta di chiudere ancora un paio di movimenti, soprattutto per ciò che riguarda gli under, ma la formazione messa a disposizione del neotecnico biancorosso evidentemente è già all'altezza. Sono arrivati infatti ormai un ex, ovvero Alex Ambrosini, ma sono stati presentati altri due giocatori molto importanti, parliamo del cesenaticense Montanari e del cattolichino Simoncelli. Una squadra quest'anno evidentemente quella del Rimini, stando ai movimenti, primi movimenti di Piazza del Popolo, che dovrebbe recitare sicuramente un ruolo da protagonista in un campionato, quello di Serie D, che i biancorossi, nel quale i biancorossi militavano appena 3 stagioni fa. Non c'è altro, con la nostra informazione mi fermo qua, vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo che potete continuare a vederci in diretta streaming 24 su 24, tutte le produzioni della rete, tutte quante, l'edizione nostra telegiornale all'indirizzo telerimini.it. Al termine della sigla vi lascio con un approfondimento del nostro telegiornale, ci occuperemo di sport e relax anche per l'amico Fido, dunque anche per gli animali, animali soprattutto in questo periodo che in molti casi soffrono, ma invece ci sono spazi evidentemente adeguati anche nella nostra città e sulla nostra riviera per poterli seguire con grande attenzione. Il nostro approfondimento, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.
Oggi ci troviamo al centro commerciale Malatesta per una giornata molto importante per le famiglie e per i nostri amici a quattro zampe. Di che cosa si tratta? Allora, oggi c'è un appuntamento per la famiglia, noi ci occupiamo di tutti gli aspetti della famiglia e ormai anche i nostri amici a quattro zampe fanno parte della famiglia, quindi gli abbiamo dedicato una giornata speciale nella quale hanno la possibilità di fare delle attività di mobility e ci sono anche delle esibizioni di volontari, perché un aspetto ovviamente che riguarda i nostri amici a quattro zampe che hanno anche la facoltà di aiutarci nel momento del bisogno. Spesso vediamo queste attività in TV. E oggi abbiamo la possibilità invece di incontrare quelli che sono i volontari e di vedere le attività nel concreto. Per loro è un gioco e per noi invece è un'attività che in alcune occasioni salvano anche le vite delle persone. Allora, qui adesso ci troviamo appunto nell'area esterna, quella dedicata alla mobility. Tra poco appunto avremo questo cucciolo di pastore tedesco che farà delle attività. La mobility è un'attività molto molto importante in quanto con i vari attrezzi insegniamo appunto al cane a come comportarsi nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi per esempio abbiamo delle grate, come tutti i proprietari sanno a volte è difficile per un cane affrontare la grata perché vede sotto il vuoto, è dura, fa male alle zampine. Cerchiamo di fargli fare attività di questo tipo proprio in un contesto di gioco perché poi il cane impara ad affrontare queste cose nella vita di tutti i giorni. Quindi è molto molto utile. In più la mobility aiuta appunto a creare un rapporto di fiducia tra cane e proprietario. Quindi è un'attività nella quale crediamo molto e che consigliamo di fare a tutti. Una giornata particolare appunto perché state facendo una dimostrazione interessante di che cosa si tratta. Sì, praticamente abbiamo portato per fargli vedere delle unità cinofile in preparazione. Sono binomi costituiti da un uomo e un cane che si stanno preparando per raggiungere poi la qualifica di unità cinofile al soccorso. In particolare questi binomi ci stiamo preparando per la ricerca di dispersi in superficie. Quanto durano questi corsi dell'estramento? Il corso dura 12 mesi e poi per la qualifica operativa ci vogliono ancora un po' di tempo, quindi diciamo che dai 18 ai 20 mesi ricevono questo brevetto operativo che gli consente poi di operare in situazioni a quel punto reali, non più di addestramento e formazione. E a livello nazionale dove siete presenti? Abbiamo visto quanto è importante il vostro lavoro e che grande utilità possono avere questi cani per tutta la comunità, soprattutto in situazioni estreme. Invece sul territorio riminese come siete organizzati? Noi copriamo la zona di Sant'Arcangelo e abbiamo dei campi dove possiamo fare addestramento con i nostri cani. Siamo in fase, come diceva il Presidente, di addestramento, quindi stiamo cominciando un percorso di formazione per il perfetto comportamento col nostro binomio, col cane, e faremo attività di ricerca su superficie, poi avremo ricerche salvataggio in acqua, quindi è una cosa che può ampliarsi ovviamente, quindi a tutto tondo e di utilità verso la cittadinanza nostra qui. Ecco, questi amici oggi sono alla quarta lezione, giusto? Sì, hanno iniziato da poco, diciamo, quello che è la formazione, però già da prima abbiamo cominciato con la base, l'ABC, quindi il dialogo, diciamo, la comunicazione e il rispetto l'uno verso l'altro. Ecco. Quanti animali avete a disposizione qui in zona Sant'Arcangelo? Allora, attualmente abbiamo un organico 8-10 cani e siamo partiti ai primi dell'anno che avevamo 4, quindi in breve tempo siamo già raddoppiati e niente, rimaniamo comunque sempre aperti facendo volontariato, la gente comunque è interessata, è invogliata ad aiutare, diciamo, il vicino, il prossimo, più insieme ai nostri amici, quindi. Quindi c'è una grande richiesta, diciamo, molti si prestano anche. Sì, diciamo che si presta la gente comunque sia, quindi poi il tema del cane è molto attuale, quindi lavorare con loro e addestrarli per un fine onorevole, a maggior ragione, diciamo, da soddisfazione.